Ciao ragazzi, perché non c'è stato il rally che tutti si aspettavano dopo il Consensus, l'evento importantissimo su blockchain e criptovalute che si è tenuto a New York? Perché servivano tre fattori. Il primo sicuramente sono gli strumenti per gli istituzionali, strumenti che sono stati annunciati, anche perché è stato creato un consorzio con all'interno una banca per la prima volta e anche Ledger, per fornire la custodia delle criptovalute agli investitori istituzionali. Quindi, dal lato c'è stato questo, c'è stato poi Coinbase che ha annunciato, Coinbase Exchange ha annunciato di voler fare anche loro una piattaforma per gli investitori istituzionali. Quindi diciamo che questo fattore c'è stato. E ricordo che Binance, che è un exchange, uno tra i più importanti al mondo, è più profittevole con solo 200 dipendenti e con pochissimo debito, con pochissima leva, è più profittevole di The Touche Bank. Ragazzi, qui le cose stanno cambiando, eh? È molto, sta andando avanti questa cosa. Quindi è una cosa importante anche questo fattore qua. Il secondo elemento che serviva era l'interesse da parte dei manager, dei gestori di fondi, family office, quindi persone che gestiscono i soldi veri, i soldi veramente pesanti nel mondo, interesse nel mondo delle criptovalute e del Bitcoin, interesse che si è manifestato all'interno del Consensus. Consensus era un evento che probabilmente non si aspettavano neanche tutta la gente che c'è stata, è stato tutto pieno come ogni evento di criptovalute blockchain che si tiene ovunque nel mondo, ovviamente, non ovviamente, ultimamente sono tutti pieni, non ci sono posti a sedere. Ultimamente negli ultimi eventi che sono stato, molte persone sono dovute stare in piedi perché non c'era più posto nella sala, prendono sempre sale più grandi e quindi l'interesse c'è e c'è anche l'interesse dei family office e dei gestori, cosa molto buona. Perché non c'è stato il rally? Perché serviva un terzo fattore che era quello della chiarezza normativa, quindi sulla regolamentazione. Questo fattore qua non c'è stato, ossia non hanno detto che vogliono bloccare, osteggiare, distruggere il settore delle criptovalute, però non hanno fatto neanche chiarezza, non hanno in realtà detto nulla. Hanno detto che andranno a in qualche modo incentivare questo settore perché lo vedono in forte espansione e vedono un potenziale, però non hanno detto effettivamente in modo chiaro cosa faranno. Quindi senza questo fattore qua non c'è stato il rally che tutti si aspettavano. Questo è stato il consensus e queste sono le mie considerazioni. Vi lascio qua anche una slide di Tom Lee e Tom Lee ha fatto mea culpa, si è scusato con tutti, anche lui si aspettava un rally dopo il consensus, però è mancato proprio questo fattore qua. Altri due eventi importanti sono quelli che sono il Block Show a Berlino che si tiene il 28-29 maggio 2018. Io sarò là, sarò presente, è un evento importante, non si parlerà solo di ICO, ma si parlerà anche delle novità sulla blockchain e tutto il resto. È un evento che ha un target un po' diverso del solito perché il biglietto costa sui 2000 euro. Io sono diventato media partner. Ho la fortuna di partecipare, vi lascio il link qua sotto con un codice del 20%. Capisco che è tantissimo il prezzo del biglietto per una persona fisica, infatti non vi chiedo di partecipare perché effettivamente è tanto. Caso diverso, se sei una startup, se sei un ICO, ti consiglio di partecipare perché ci saranno occasioni anche per fare networking, per farti conoscere, quindi se sei un ICO il discorso cambia. Altro evento importante si terrà il 7 giugno a Lugano e si valuteranno 20 ICO. È un format molto interessante, si valutano 20 ICO e la vincitrice ha un premio di 1 milione di dollari più l'iscrizione, cioè la quotazione, il listing del proprio token su uno dei maggiori tre exchange al mondo. Quindi molto premio, molto diciamo importante per il vincitore. Non so se sarò presente a Lugano, devo ancora capire se posso o meno andarci. Ancora non ho il link per una scontistica, probabilmente ce l'avrò, quindi controlla anche qua sotto in descrizione se vuoi andare a Lugano. Qui il prezzo del biglietto è totalmente diverso, sono tra i 50, diciamo, e i 100 dollari con lo sconto, quindi totalmente fattibile a differenza del block show. In questo caso ti consiglio di venire se ti interessa e sei curioso. C'è anche ovviamente la possibilità di fare networking, ti consiglio di venire anche da persona fisica, a parte se hai una ICO o una startup. Questi ragazzi sono i due prossimi eventi importanti e ho detto anche la mia idea, le mie considerazioni sul consensus. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!